Senatore Vacciano. Sì, ma io mi aggrego alle domande e ne aggiungo due che derivano da alcune notizie, un po' di cronaca, un po' di, che sono state oggetto anche di nostre interrogazioni parlamentari e che afferiscono, se non direttamente al tema, che abbiamo trattato oggi, al rapporto che c'è tra il fisco e i contribuenti. La prima riguarda la questione, concernente gli atti sottoscritti da parte di funzionari di Equitalia in passato, funzionari che non avevano la qualifica per poterli sottoscrivere e che quindi renderebbero potenzialmente annullabili tali atti, generando oggettivamente un contenzioso pesante nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi volevo sapere se già c'era un contenzioso in questo senso e voi come state operando. Noi recentemente come attività parlamentare abbiamo concesso una proroga alle procedure, concorsuali, che però, su cui sappiamo però si, grava un potenziale giudizio di incostituzionalità, perché la questione è stata portata poi alla Corte Costituzionale, sappiamo, tramite il Consiglio di Stato. La seconda domanda riguarda invece, vado un po', indietro nel passato, però stanno ritornando, diciamo, in auge anche grazie a inchieste giornalistiche. Faccio riferimento a quello che già nel 2010, nella trasmissione Report e nella successiva indagine giornalistica del Fatto Quotidiano fu fatto presente che esisteva presso Equitalia, quindi dovreste esserne a conoscenza anche voi, un elenco di soggetti fiscalmente intoccabili. Quindi vorrei conoscere la vostra posizione su questo argomento e come si è evoluta la situazione e voi cosa state facendo per chiarire questa situazione che chiaramente non di cui chiaramente va a impattare in maniera diretta sulla fiducia che il contribuente dovrebbe avere nei vostri confronti. Per quanto riguarda, credo di aver capito, gli eventuali atti firmati non da Equitalia ma Agenzia delle Entrate da dirigenti illegittimi, vorrei precisare che l'Agenzia delle Entrate non nomina dirigenti senza concorso. L'Agenzia delle Entrate, in attesa dei concorsi, nomina dei facenti funzione, dei reggenti, e lo deve fare perché altrimenti si ferma l'attività dell'agenzia. Questo perché concorsi per dirigenti lo Stato non ne bandisce dal 1999. Le nomine dei preposti sono dei reggenti, sono nomine provvisorie. Il ricorso in Corte Costituzionale è un ricorso per una norma, non per le nomine. Anche perché non si può andare in Corte Costituzionale per degli atti amministrativi, ma per una norma che è stata inserita nella legge di stabilità, se non ricordo male, di un paio d'anni fa, che dava la possibilità di nominare, cioè che confermava le nomine dei reggenti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, ma la Corte Costituzionale deve ancora giudicare, che le nomine di soggetti esterni all'amministrazione o soggetti non nominati attraverso i concorsi potesse avere dei riflessi di incostituzionalità. Lo stiamo vedendo, ma ripeto, non sulle nomine dei reggenti, ma su una norma che veniva considerata come norma provvedimento, se non Sì, ricordo era male. una norma provvedimento. E che nulla a che fare comunque con le nostre nomine. Il ricorso al Consiglio di Stato era stato fatto sul concorso, che l'unico concorso bandito è stato, c'è stato un ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato e difatti è stato annullato, tant'è vero che stiamo rifacendo adesso un bando di concorso per cercare di nominare i reggenti. Il problema però che riguarda la pubblica amministrazione è questa: l'Agenzia di Entrate ha circa 1.000 posizioni dirigenziali. I dirigenti sono quelli che firmano gli atti principali dell'Agenzia, specialmente gli atti di controllo, di accertamento. Se l'Agenzia non può nominare reggenti e non ha il concorso per dirigenti, non può firmare gli atti e non firmando gli atti si ferma l'attività dell'Agenzia. Questo è un problema che qualcuno deve risolvere. L'attuale regolamento dell'Agenzia consente, con provvedimento del direttore, di nominare dei facenti funzione, che sono
fatti mediante interpello all'interno dell'agenzia, quindi non sono scelti a caso o per favorire questo o quello, c'è un interpello, una commissione che decide chi ha i numeri per poter essere nominato, e sono nomine provvisorie revocabili in qualsiasi momento. Per quanto riguarda l'elenco dei soggetti intoccabili, io non sono abituato a rispondere a inchieste giornalistiche, però quando Equitalia è partita ha acquisito 38 società che avevano 38 organizzazioni diverse, alcune delle quali del tutto fatiscenti. Per cui prima di intervenire sulla riscossione coattiva di soggetti vari, non soltanto VIP, avevamo fermato per verificare, avevamo chiesto di fare dei controlli per verificare se quello che appariva impagato era realmente impagato. Ovviamente qualche giornalista ha preso soltanto la pagina con i nomi che gli interessavano, perché pubblicare su Report o qualche altra parte delle pagine nomi di Rossi, Brambilla e Verdi non aveva nessun significato, ma c'erano anche Rossi, Brambilla e Verdi. Ed era necessario, prima di andare ad agire con ipoteche, con sequestri, con pignoramenti, nei confronti di tutti i soggetti per i quali avevamo il dubbio che fosse realmente impagata la partita, era necessario fare delle verifiche, e c'erano questi elenchi, e non c'hanno nulla di riservato. Tutti hanno pagato, compresi, se dovevano pagare ovviamente, i signori che sono stati, o le società che sono state, o i partiti, se non ricordo male, che sono state presentate in quella trasmissione. Era Report, io mi pareva Report. Dal Fatto, ma erano, tra l'altro furono intervistati dei soggetti che erano stati cacciati via per incapacità, e non solo per incapacità, da Equitalia, e quindi era facile che poi parlassero male di Equitalia.